Bentornati sul canale, ci siamo. Siamo ritornati ufficialmente operativi il venerdì pomeriggio qui sul canale. E oggi pomeriggio c'è ancora la tastiera qua, scusate, me l'ho scordata. Oggi pomeriggio andiamo a creare un puppet. Che cos'è il puppet? Paola, perché stai in ansia? Ciao a tutti quelli che siete già in chat, fantastico. Ciao Gaia, ciao Alice, ciao Meili, Finiguerra, ciao Siriuccia, la nuova mod della chat, Carmela, Giada, Alice ancora, Alessia, Alessia Bisbetica, miau, ciao amore mio, ciao mon amour. Allora, vediamo un po', mi vedete bene o mi vedete a scatti? Perché l'ultima live è stato un delirio, cioè sono andato a rivederla e si vede tutta a scatti, totalmente. Cioè, veramente. Hello Shannon, good morning Tammy. Ok, ci siamo, finalmente. Aspettate che mi tolgo il bracciale, sennò fa bordello sopra al, sopra qui. Aspettate, ciao Denise. Ciao mon amour. Ciao Tomà. Mi senti basso? Non so perché mi sentite basso ultimamente. Sono un po' lontano col microfono. Il microfono è messo al massimo. Mostra, blocca volume. No, no, voglio il volume è al massimo, raga. Non so perché, ma non va più alto di... non va più in alto di questo. Sto facendo uno stagno. Ma che figata. Allora ragazzi, facciamo subito in fretta e furia. Cos'è il puppet? Appunto, sono i pupazzi che sto facendo ultimamente. Ma non sono basso, raga. È il massimo, vi giuro che è il massimo del volume. È qui. Non so perché. Ciao Platimoon, vedi? Ti ho detto che dovevi venire. Ho scelto gli occhi. Un attimo che adesso mi fate venire il dubbio. Vado a vedere sopra a YouTube se mi sento basso o meno. Perché devo capire anche io se c'è qualche problema. Come vado sulla mia live? Come fate? Ah, ok, vado sul mio... Freya, non ti fare le unghie. Come vado sulla mia live? Come fate? Qui mi sento. Raga, vado bene. Voce rilassante. Allora, buonasera a tutti, benvenuti su Humart Channel. Ciao a tutti e... un'altra live bellissima! Allora, ragazzi, useremo la cosplay. Ragazzi, c'è una storia su questo panetto di cosplay. Dovete sapere che io ho terminato la cosplay rosa, ho solo quella grigia, e l'ho rubato tra i panetti che dovevano essere di Nina. Quindi Ninuzza, gliel'ho detto stamattina, è stata un po' tragica la cosa, dirle questa cosa. E mi sono sentito male. Probabilmente gliene ruberò un altro, ma visto che tra poco ci arriva la scorta, gliene darò un paio di miei e ciaone. Visto che ce l'ho qui da gennaio questi, sono suoi. Sì, ho scelto gli occhietti viola. Faremo un puppet non troppo grande, non come Lampus o Tronus. Sarà leggermente più piccolo e avrà comunque più o meno le stesse fattezze, perché voglio che sia, diciamo, un must di creature che creo io, eccetera eccetera. Anche perché me l'hanno chiesto alcuni, quindi meglio così, me lo trovo già fatto. Nel frattempo il telefono che fa i cavoli suoi. Vabbè, tutti i telefoni fanno un po' i cavoli loro, lo sappiamo oramai, sono, decidono loro la nostra vita. Ok, vediamo un po' se mi sembra che è tutto a posto. Metto la live qui. Freya è impazzita da quando ha cominciato a fare più caldo, non sta dormendo più come al solito. E niente, corre tutto il pomeriggio. Ciao Chiara. Allora andiamo a creare la base su questo, diciamo la forma della testa. Non la farò grandissima, ma gli occhietti sono abbastanza grandi, quindi non sarà come... Dove li prendo? Natasha, li prendo su AliExpress o su Etsy. Si trovano tantissimi venditori che li fanno. Anzi, alla fine ragazzi sono stampati e messi sui cabochon di vetro. Questo sono, non si niente di che. Li vendono anche a 3-4 euro al paio. I puppet sono peluche. Sì, in realtà i puppet come parola significa marionetta. Se proprio vogliamo... Infatti c'è anche il sondaggio che dovete votare. Magari proveremo insieme prossimamente a fare proprio una marionetta, dove io infilo il braccio, c'ho la testa e faccio parlare il drago. Non so come potrà succedere quella cosa del genere, ma si può fare. Ciao Ricky Leo. Ragazzi, qui ho cotto la mia creazione gigantesca. Cioè, aspettate, vi faccio vedere un pezzettino. Vediamo se non esce troppo. Non capirete mai di cosa si tratta. Ah,
bella. Sì, marionetta, perché che ho detto? Buon salve, ciao Chris. Ma se te l'hanno già chiesto altri, un fratellino di Norberto, te lo chiedo anche io, si può? Norberto lui? Norberto al momento sta qui e dovrà subire una fase di cambiamento, di rifacimento. Comunque la chiamo e sondaggiamo, brava. No, ho detto Puppet, non ho detto Muppet. Ho detto Muppet, avrò sbagliato, però era Puppet comunque in ogni caso, come ho scritto sul titolo del video. Freya! Oggi è impazzita. Ciao Semish! Don't speak Spanish? I wish I did. I'm Italian, I'm not Spanish, sorry. Someone can answer my question. Do you have a shop? My daughter is desperate for one of your pieces. She loves your work. Oh, thee and me. Okay. You can go on my Instagram profile, Yumats Polymer Clay Artist. There is a story in evidence under my profile pic. There are all the creature available for now. My next restock will be, I think, in June. So, nextly you will have some other creations. So I give you a big kiss, a big hug to your daughter. Sì, Luisa, ovvio, sarà super pelusciosa. Tra l'altro ho anche. Penso che la farò più o meno con la stessa pelliccia delle quali ho fatto sia Lampus che Tronus. E sarà un po' più piccola perché ho altra pelliccia di quella. E poi il prossimo, se tutto va bene, voglio provare a fare una fenice perché ho preso la pelliccia tutta color flame. Si chiama Candy Flame, è bellissima. Oh, thank you, can't wait. Oh, great, thank you so much for being here. Ok, vediamo un po'. Schiacciamo, diamogli un po' la forma. Io ti ho detto cos'è la creazione secondo me su Instagram, mi ha ignorata. No, perché mi si è scaricato il cellulare, guarda, ce l'ho attaccato. Dov'è che te lo faccio vedere? Ce l'ho attaccato alla. E mi si è spento tutto, adesso mi si è riacceso da appena ho cominciato la live. Cosa hai scritto? Secondo me mi ha ignorata. No. No, non mi ha scritto niente, Siria, su Instagram. Alice, la pelliccia la prendo su un sito che si chiama Mohair and Bear ed è inglese e arrivano tantissime cose su. Ci sono delle pellicce stupende. Comunque, no, non c'è niente, c'è tipo un messaggio di 2 giorni fa. Dimmelo qua, secondo te cos'è? Lo puoi dire davanti a tutti. Non so se avete visto anche le mie stories di Instagram, mi è arrivato un pacco di Le Bimbi da poco e con le novità appunto che sono appena uscite e ci trovate le nuove Snow Globe. Testa di drago? No, sbagliato. Is your volume low? Don't hear you well. I have all my volume high. È strano, è strano. Mo' mi fate venire l'ansia. Aspettate un attimo. Proprietà audio avanzate. No, è tutto alto. It's so high. A meno che non è successo qualcosa al microfono, raga, che costa 90 euro sto microfono. Ciao, Mailis Finiguerra, ti ho salutato prima. Pelliccia orsetto finto. Sì, esatto, ragazzi, sono pellicce finte, assolutamente, ribadiamolo anche qui, perché è importante ribadirlo. Non lo so, tesoro, tutti gli altri sentono bene, però già in due mi dite che mi sentite male. Però l'audio è alto, io non posso fare più niente di questo. Cioè, ho l'audio al massimo. Cioè, più di questo non posso alzarlo. Ciao Mafi! Questa volta però vorrei fare lo sguardo tipo un po' più assonnato, gli occhietti un po' semichiusi, farlo un po' più coccolone e dolcioso. Se siete d'accordo con me. Poi tra l'altro c'è il microfono, ma lo avvicino un altro po', lo metto qui vicino così. Però mi dà un po' fastidio nell'inquadratura. Lo mettiamo qui.
Sì, assolutamente ragazzi, io sono assolutamente contro pellicce e cose varie, quindi non esiste. Sono tutte sintetiche quelle che prendo, sono colorate con coloranti sintetici, eccetera, eccetera, quindi state tranquilli. Ma fa abbastanza bene, dai, tra ieri e oggi ho meno dolori alla schiena, eccetera, eccetera, quindi non mi posso lamentare. Inseriamo gli occhiettini. Allora, se la parte viola sta qua su, io la metterei qui su. Così viene tipo a specchio. Per il resto, voi come state? Come state vivendo questa fase 2? Ve lo richiedo tutti i giorni perché tanto è un argomento molto molto hot che va. Sì, io e Nina sempre, per i periodi, i suoi cambi di stagione. Buon pomeriggio a tutti, cosa... Credi meraviglioso oggi. Ciao Maria Loris. Oggi facciamo un puppet. Sarebbe un pupazzo, sarebbe una marionetta in realtà il nome. Però non è proprio una marionetta, è un pupazzo. Però infatti vi ho chiesto se nelle prossime live vogliamo cominciare a creare proprio un puppet, una marionetta dove si infila la mano, magari con le ali dietro, le manine che riusciamo a muovere, un po' come le marionette. Ciao zio Franco! Boh, già mi piace. Vediamo un po' quello che esce fuori. Allontaniamo leggermente gli occhietti, che li voglio più distanti possibili. Ok. Prendiamo un attimo lo sgarzino. Credi che potrei riprodurlo con la porcellana fredda? Allora, il problema è che dopo bisognerà fare le zampe. E le zampe comunque, cioè, ve lo faccio rivedere. Oh mio Dio, le luci. Aiuto! Allora, l'Ampus è fatto tutto in cosplay, quindi ha le zampine che non si spezzano, è tutto super morbido, le orecchie, le alucce che si muovono, quindi è abbastanza, cioè no, è super 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 figo perché lo pieghi come vuoi, lo metti come vuoi in piedi, seduto. E Freya, devo dire la verità, apprezza molto perché ci dorme vicino, ci si accoccola proprio. E quella porcellana è fragile e fare un poseball, un animal... Una Possible Art Doll, farlo con la porcellana fredda, no, eviterei. Io penso che sarà femminuccia questo. C'ha Lampus e Tronus, sono due maschietti, quindi lei avrà un nome da femminuccia. Mamma, sta canzone quanto dura? Miseria. Freya, io mi sono innamorata. Sto preparando un video. Hai uno coniglietto? No, non ne faccio coniglietti, mi dispiace. Da me soltanto creature strane, orripilanti, creepy cute. Ok. C'è un po' di spazio con lo sgarzino per togliere la pasta che va sulla lente, sul vetro. Ok. Femmina, viva la donna, yuhu! In modo che definiamo questo. Ops, scusatemi, mi ho spostato la telecamera. Esatto, tipo quella di mercoledì che era orribile ed è piaciuta tantissimo, non so come mai. Non me l'aspettavo. Orribile nel senso buono. Lo sgarzino Samish lo devi prendere da Hobby Art. È un sito che sta qua a Caserta, al negozio qui a Caserta. Però spedisce anche online. Ok, facciamo uno spazietto, deve essere più uguale possibile, perché gli occhi, sapete, sono l'unica cosa che abbiamo in coppia oltre le orecchie, ma le orecchie già... Io lo vorrei capo. Quando c'è il nuovo film di creature magiche dove trovare le fare tutte le creature, Riki uscirà... Calcola che devono... l'avevano appena cominciato a girare. Purtroppo poi è arrivata la pandemia e di conseguenza ciaone riprese, ciaone tutto. Doveva uscire il 2021, ma ne dubito. Ciao Kindia! Ciao Kindia! Allora, la cosplay, ragazzi, abbiamo una novità. È in contatto con alcuni negozi italiani che mi hanno appunto richiesto,
stesso loro dell'azienda mi hanno chiesto quali negozi migliori italiani ci fossero per appunto commerciare la cosplay. Io gli ho dato alcuni nomi. Questi nomi sono stati contattati. Sembra che forse allora l'11 maggio cominceranno comunque la vendita di alcuni pacchetti sul sito della Monster Makers. Però giustamente dall'America novità che Alberto ha rubato un panetto di Costco. Nina, forse te ne ruberò anche un altro, sappilo. E praticamente niente, l'11 maggio ci sarà questa vendita sul sito Monster Makers americana, quindi dovete pagare anche la spedizione e potrebbe anche essere soggetto a problemi di dogana, quindi costi aggiuntivi. La cosplay in sé e per sé dovrebbe arrivare in Italia a giugno, se tutto va bene. Che devo fare le gnomette, mi serve. No. Quanta ne hai ancora? Fammi sapere, perché poi devo dire ad Arnold della cosplay che deve mandarci altri pacchi perché stiamo in astinenza quasi. Ciao Luciano! Allora, vediamo di fare un po'. Un attimino, prima le palpebre inferiori. No, ma il problema è che sai cosa, Anna? È che alcuni che hanno partecipato alla campagna Kickstarter si sono visti arrivare il pacco tranquillamente, senza dogana. Alcuni hanno dovuto pagare anche 45-50 euro di dogana. E non è bella sta cosa. La dogana apre, prende, fa. Ma dico io, se vedi che li avete già registrati questi panetti, dico io, no? Che cavolo li aprite a fare ancora sti pacchi? Perché dovrebbe esserci un servizio che dicono, no, abbiamo già registrato tutti questi qui, già l'abbiamo visti, sono questi, insomma, non c'è bisogno che andiamo a riaprire e no. Ma poi 50 euro per aprire e chiudere un pacco e controllare, raga, mi sembra un po' esagerato. Tra l'altro, fino al 31 dicembre stiamo a posto con l'Inghilterra, ma dopo il 31 sarà la stessa cosa anche con l'Inghilterra, visto che è uscita dall'Europa, dopo la Brexit, quindi sarà la stessissima cosa. Andiamo a fare un po' di palpebrine vecchiotte che fanno sempre lo sguardo molto dolce. Allora mi serve la palla grossa, no, non grossa, grossina. Andiamo a fare un po' di incavo per la nostra arcata sopraccigliare. Scusami, Lampus, ti metti un attimo in piedi, ti fai vedere? Ok, grazie. Ma appunto c'è tipo gli occhi di 4 cm se non sbaglio, questi saranno di 2,5. Che non li ho trovati così grandi come quelli lì. Thank you so much for your tutorials, I learned so much by watching you. Oh, Ranmarie, thank you so much to you for being here and follow my videos. It's really honored, a big honor for me. Alice, non c'è una pasta simile alla cosplay purtroppo. Cioè la trovi col colore simile ma non così elastica. La devi fare tu, ti devi fare un mix di Fimo, di Cernit magari, di Super Scalpe, io ho Living Doll, ma diventa sempre tutto molto appiccicoso, diventa veramente impossibile lavorarla poi. Cioè che se la miscela con Fimo? Allora, bisbetica Anna, io l'ho già provata a mischiare, ma per esempio cioè al momento non ce n'è bisogno, perché tra poco comunque ci sono anche già i colori disponibili sul sito. E arriveranno, sono circa 14 colori al momento e non ce n'è bisogno di mischiarla col Fimo. Tu dici per i colori forse? Tipo la troca. Sì, ma è esagerato, un po' di corrente ce la pago io 50-60 euro di corrente al mese a casa. E dai. E ti dicevo, è inutile, cioè non ce n'è bisogno, perché se usi il Fimo, usi il Fimo, se usi la cosplay, usi la cosplay. Poi hanno cotture diverse, il film va a 110 per 30 minuti, la cosplay 130-135 per 30 minuti. Per fare i colori con la cosplay, cioè alla fine ci sono, te l'ho detto, e dobbiamo semplicemente attendere che ne arrivino altri e tanti altri, se no comunque si può sempre aggiungere qualche pigmento in polvere o dipingerli dopo. Come faccio ad incollare? Ramona, è tutto cucito a mano. Calcola che non so se hai visto i miei post su Instagram, ma io creo con la pasta solo questa parte, la faccia e le zampe, quindi, e le ali. Quindi
Quindi una volta fatte queste parti qui, dopo bisogna fare lo scheletro in fil di ferro, fare l'imbottitura, poi fare prendere le misure, tagliare tutti i pezzettini, è un po' un lavoraccio, non è facilissimo. Ci si mettono anche 3, 4, 5, 6 giorni, dipende un po' da come stai con la schiena, tipo me. Non dire la cottura, no, la dico e basta, che me frega, a me non mi si è mai rotto nulla a 110 gradi per 30 minuti e lo urlerò fino al mondo, fino alla fine del mondo. Ma quale artista? Sono un creativo, come dice zio Franco, un creartigiano. Mi piace anche di più come parola. Gli artisti, ragazzi, sono altri, veramente. Fidatevi di me. Fidatevi di un povero cretino. Direi di fare un altro po' di palpebrine. Mi piacciono un po' più palpebrose. Aggiungiamo un nuovo vocabolo al vocabolario. Palpebroso. Ciao Loredana! Bene, dai! Un paio di giorni che sto un po' più decentemente, dai. Ma questa è la mia canzone preferita che non posso ballare. Certo, Alice, facciamo un bel gioco poi su Instagram per il nome di questa cucciolina, che sarà un po' più piccola dei suoi fratellini. E la faremo con le sfumature del viola, del rosa. Ma non è una palpebra lebbrosa! Amore, guarda già l'occhietto un po'. Comunque ho guardato vari documentari su Disney Plus, su come realizzano i film e cose varie. Io ti giuro, ti ci vedo tanto a lavorare per la Disney, creando personaggi dei film in stop motion. Denise, non me lo dire, grazie. È un mio sogno da una vita. Sì, Luciano, il film Effect, così il translucent, è quello che ho sempre usato anche io, che ho sempre usato anche Nina, per esempio, o Federica, per dare più elasticità. Ma a lungo andare, ragazzi, ho notato che le creazioni non rimangono elastiche, non lo so, mi dà comunque un senso di non sicuro. Col film ci faccio tantissime cose, per carità. Faccio le cose più piccoline, magari senza troppi fronzoli che spuntano fuori dalla creazione. Ma per sicurezza, perché noi lo facciamo anche in base al fatto che spediamo le creazioni. Quindi vai sempre più sicuro a fare cose più semplici oppure cose più complicate con la cosplay. Li vederli anche io. Ma manna, veramente ti giuro, conviene tantissimo. Il mese gratis già l'avete fatto di Disney Plus. Se non l'avete ancora fatto, fatelo e vedetevi quello che vi pare, almeno per il momento. Poi se volete farlo, annualmente costa 70 euro. Direi che è abbastanza giusto come prezzo. Per un anno si paga tutto in una volta, però. Se no, mensilmente sono 6,99 mi sembra qua in Italia. Ad aver la cosa. La cosplay. Ma li vedi. Che significa? Li vedi. Ma li vendi? Ah, li vendi? Sì. Prima che uscisse in Italia ho pagato tipo 4,90. Ah, esatto, anche io, Denise. Uguale. Appena è uscito, prima che uscisse c'era l'offerta che pagavi 59,99 anziché 69,99. Ma non è un passo indietro, perché alla fine, guarda, il Fimo io penso che sia la migliore pasta, perché mi sono sempre trovato meglio con quella. La Premo c'ha delle cose belle come alcuni colori, alcune cose. Il problema è che non mi fido sempre dell'elasticità. Questo è il problema grosso. La cosca è il miraggio, lo so, ragazzi.
Perché poi il fimo non è un torno. Non voglio. Ho visto cose in questi giorni che mi hanno dato molto fastidio, ad esempio, gente che comunque denigrava il lavoro fatto col fimo perché magari. Non voglio spiegarlo bene, non voglio offendere nessuno. Ho visto cose che non mi sono piaciute in questi giorni, del tipo appunto gente che denigrava il lavoro magari di chi ha appena iniziato, che fa biscottini, fa le cose col fimo semplici e molto indossabili, fette di torta, queste cose qua. Non c'è da denigrare un bel cazzo, scusatemi la parola, scusatemela veramente, perché tutti bene o male abbiamo cominciato con quello, la maggior parte di noi vede quello come prima cosa e la gente purtroppo sì, il fimo lo identifica molto con quel genere di creazioni e non immagina che magari ci puoi fare un drago di 30, 40, 50 centimetri. Però non mi piace denigrare il lavoro degli altri, semplicemente faccio questo, loro fanno quello. Non c'è proprio. No, raga, anzi, io la uso la Cosplay solo su creazioni grandi, per le piccole sempre. Infatti, anche io, per le piccole preferisco sempre il fimo, anche io. È più comodo, lo mixo col fimo translucent tranquillamente e va bene per le cose piccoline. Va più che bene. Non posso sputare nel piatto del fimo, ragazzi, ci ho lavorato per anni col fimo e ci continuo a lavorare. Sono due cose diverse, però la cosca ti permette di fare cose che non facevi prima, cose molto più elastiche. Tra virgolette, sono quelle piccole differenze che però chi ci lavora percepisce. Sì, dipende sempre da quello che devi fare, Anna. Per me è tutta una questione di quello che devi fare. Qual è il tuo target? Ok, usiamo questa pasta. Semplice. Sì, il senso era quello. Poi arrivo io che invece di vedere una mandragora vedo un cipollotto giapponese. Scemo, però era molto carino quella mandragora, mi piace un sacco. Io e 10 anni che con il film ancora faccio dolcetti, mi piacciono semplicemente. Vedi? Cioè, è tutta una questione di cose che piacciono fare, piace fare, perché magari dici io la mia comfort zone è questa, mi piace fare dolcetti di fimo, li vendo, anche a poco, perché comunque alla fine son piccolini, e si fanno quel gruzzoletto loro e sono contenti così. Ma non c'è nulla da denigrare, niente di niente, non è bello. Ultimamente vedo dei lanci di certi slanci di umiltà. Sui vari social che mi fanno rabbrividire. Ciao Thomas Tasso Rosso, già che c'hai il nome, il cognome, il nick col tasso rosso, so mi piace. Vuol dire che sei fan di Harry. Farei il diario di una mandragora? Thomas, c'è una live dove l'ho fatta. E c'è anche un video dove ho fatto una mandragora col DAS, così la possono fare tutti. Prima non avevo mai fatto quello che faccio ora, ah, sicuramente. Oggi siamo leggermente più liberi e tranquilli di poter creare in sicurezza con la cosplay che ci aiuta a spedire le cose più con sicurezza e stiamo più tranquilli. Ma i prodotti comunque come appunto il fimo assolutamente non vanno denigrati. Ciao Marika! Se devo fare delle ali di drago in particolare che devo fare devono essere elastiche perché ho paura che si rompano dei fiume effect vorrei mischiarlo con super scalpore mi aiuterebbe. Allora Luciano, sì e no, dipende. Deve essere molto fimo translucent, tanto, tanto. Perché il super scalpore è la pasta più fragile che esista, basta che la guardi si fanno le bolle, le muni all'interno, le muni appunto sono quelle mezzalune che vedete tipo su delle bolle d'aria perché magari non viene mixata bene. È un casino, è un casino. Io ci lavoro tantissimo, magari la uso tipo nelle parti per dirti, che ne so, delle parti del corpo che sono ferme qui, ma non lo userei mai per le dita o per il naso lungo di Dobby per dirti o delle orecchie da elfo o di drago. Perché so che le parti esterne, anche se c'è la. Anche se c'è comunque il fil di ferro all'interno, sono comunque molto, molto, molto. Particolari e fragili. Ciao Clay, mi raccomando, tu sei l'unico che sa cosa uscirà mercoledì sul canale, visto che sei un collega youtuber e creativo soprattutto. Sei l'unico a non dire nulla. Ma no, però mi permette di dire solo una cosa, non è che se è piccolo ora costa meno, anzi ognuno ha la sua differenza. Ah no, sì, non capire male, Fede. Non capire male, però c'è differenza semplicemente che
La fettina di torta richiede il suo tempo. Mi sono espresso male io. Fare una dollina in miniatura richiede il suo tempo. Infatti, che ti ho detto ieri? Che tu metti i prezzi troppo bassi. Te l'ho detto anche a Nina. A Nina gli ho fatto la testa così. Siete troppo basse perché per i dettagli che mettete sulle miniature che create, là andiamo a fare dei personaggi, ragazzi. Sono veramente, veramente particolari. Secondo me la quarantena ha fatto uscire il peggio, tutto. Bocca chiusa, non vedo l'ora che esca il tuo video, ragazzi. Sia Nina che Federica ovviamente sanno cosa uscirà mercoledì, ma è tutto top secret. Ci sto ancora lavorando, ve l'ho fatto vedere un pezzettino. Il nostro Umberto mercoledì ci stupirà. Io provo sempre a stupire Clay. Fede, perché mi hai scritto... Concentrati. Non ho capito. Comunque il succo di tutto, raga, è che ognuno fa quello che vuole, crea quello che vuole e punto e basta. L'importante è non mai sottovalutarsi. Perché poi un domani, comunque, piano piano si cresce, piano piano si decide la strada che si vuole prendere, senza dare fastidio agli altri. Fatevi i fatti vostri, punto e basta. Senza dire io faccio questo con le paste, voi fate questo, voi fate quell'altro. Ma dai. È proprio cose che... Tra l'altro ragazzi, oggi ho messo, non so, mi vedete bene liscio o a scatti? Ah, era il continuo della fase di prima. Non avevo capito. Animale preferito di animali fantastici è Harry Potter. Animale di Harry Potter sicuramente penso di più i draghi perché se ne sono visti di più. Proprio tutti i draghi di Harry Potter sono tutti bellissimi. Ok, mi vedete liscio. Lo spero che sia colossale. E invece di animali fantastici, vabbè, il primo che mi ha colpito è stato l'asticello, Mr. Pickett, poi lo snaso. Poi il tono alato è stato proprio il top del primo film. Invece il secondo film. Ce ne sono un po' nel secondo film in realtà. Poi. Ecco le cose a parte. Allora. Quindi niente, un po' tutto nel secondo film. Sto bene, tipo la maestra che dice: concentrati su quello che fai. No, tipo il ragazzo è intelligente, ma non si applica. Le cose così. Può fare molto, ma non si applica. Oh, vediamo un pochettino. No, le farei un po' più doppie ancora queste arcate sopraccigliuari. Ma la luce perché qui è così buio? È un po' troppo lontana? Ok. Sì, sono troppo belli questi occhietti viola. Appena li ho visti nella bustina ho detto cavolo, sono miei. Ce n'erano altri ancora più belli, ma me ne hanno mandato solo uno. Vi pare giusto? Tipo la voce di questa femminuccia di drago sarà: ma dove sono? Ma che cos'è? Ma chi sei? Chi siete? Però fortunatamente questi qui almeno erano in coppia. Questa è una cosa che può capitare appunto sui con i pacchetti di Wish o AliExpress. Te li mandano tutti tipo sono pari, però ti arrivano tipo due o tre occhietti diversi. Può capitare.
Poi comunque ragazzi, la cosplay ha un'elasticità anche in lavorazione. Molti non ci si sono trovati, e non dico che magari vi troverete tutti perché è particolare. Subito si ammolla, soprattutto questa soft, e ha un'elasticità anche lavorandola. La vedete, no? Guardate qui un attimo. Drago di fantozze! E come la facciamo parlare? Tipo, ehi, ciao! No, aspetta, no. Ciao, perché io sono una draghetta e sono di Milano. Sono una draghetta milanese e mangio risotto. Ma perché Lucia? Perché devi cambiare mestiere? Prova, prova come tutti abbiamo. Altra categoria femmina per fantasia, l'ho letto, ma no. Cioè, alla fine, raga, dovete buttarvi in qualsiasi cosa, in qualsiasi genere, perché magari il genere dove siete adesso non è fatto per voi, ma voi siete convinti di sì. Quindi più cose provate, e meglio è. Tornare sui propri passi, fare cose che magari veramente vi piacciono, fare un drago, fare una fata, fare qualsiasi cosa. Perché poi magari capite che quella è la vostra strada e la trovate facendo tutto comunque nel vostro stile, piano piano, con calma. La draghetta fashion di Milano, la draghetta fashion blogger, raga. Muoio con la draghetta fashion blogger. La draghetta bauscia figa, sembra un pesce di Stitch milanese. Una specie di Stitch, sì. Ciao, Stitch. Ohana vuol dire famiglia. E famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato. No, viene abbandonato, oddio. La Ferragni dei draghi. Ho dimenticato, sì. È brutta? È disastrata? Ma è bella, molto bella. Sì, poi l'ho ripreso. Quindi vi dicevo, ho messo la latenza bassa, che significa appunto che ci avete un po' più di ritardo, dei soliti 10 secondi, 7-8 secondi, ci avete praticamente 15 secondi di ritardo, quindi mi vedete in ritardo. Quindi tipo se muoio lo vedrete 15 secondi dopo. Quindi avete anche questo. No, no, Clay, tranquillo. Ogni tanto ho le possessioni. Ovviamente. Tipo, fatemi una domanda e io vi rispondo come Piton. Ci provo. Secondo te, signor Thomas Tassorosso, non l'ho già fatto? Un baby's naso. Oddio, 394. Ilicantro. No, sì, ilicantro. Muoio, muoio, muoio. No, però dopo tutto questo tempo lo dice Albus Silente, che fa Severus, dopo tutto questo tempo. Allegra e solare. Sono stato preso in giro da un branco di maiali. Paola, la sirenetta purtroppo è già stata adottata e acquistata. E purtroppo non si regalano le cose. Ma faccio tanti regali, faccio tanti concorsi ogni mese. Adesso appena ho un'ideuzza, vi faccio fare un nuovo concorso per vincere qualche altra cosa a tutti, ovviamente. Anche perché, ragazzi, dobbiamo fare un video dedicato ai. Come hai detto, Severo? Severus, dopo tutto questo tempo, sempre. Basta.
No, niente, Carme, oggi niente, perché la schiena non mi fa male, sarà per quello, sono più simpatico, eh. La polisucco, non sono io, in realtà è Severus Piton che ha preso il mio corpo oggi. No, il doppiatore no, ma il mio sogno lo sa, l'ho detto ieri a Federica, a FedDreams. A FedDreams, oh my gosh, FedDreams is the best girl in the world. Il mio sogno più grande da bambino proprio, ragazzi, io non l'ho mai detto a nessuno. Cioè, voi pensate che sia fare questo? Questo non c'era nei miei programmi quando ero piccolo. La mia prima passione è il canto, no? Questo lo sanno tutti. Il triangolo, no. Non lo avevo considerato. Tuo padre era un maiale. No, il mio sogno, Federica lo sa, ed è cantare una colonna sonora di un film Disney. Paola, certo che ho provato a fare un cosplay, non scritto in quel modo, ovviamente. E praticamente allora. Niente, cantare la colonna sonora di un film Disney. Io spero un giorno che di riuscire a fare un provino, almeno anche perché mi dicono: fai cagare, ci serve un'altra voce. Però il mio sogno è cantare una colonna sonora Disney, ma sapete da quanto? Non potete capire. Accettatelo così. Prendetemi come vengo, raga, perché alla fine. Sono messa che disegno. Ah, ottimo, sei messa che disegno. Così si dice dalle tue parti. Tipo come che stai facendo se ti si risponde sono messa. Fico. Di dove sei, Paola? Proprio è molto dispregiativo. Queste piccole, ignobili creature. Come le hai create? Quale pozione sei riuscita a ingerire per poter essere così ignobile. Cosa come cazzo fa? Cosa? Io poi leggo. Ah, sei di Palermo. Mi, di Palermo sei. Adoro la Sicilia, ragazzi. Adoro. Faccio come Barbara D'Urso. Ci sono tutti. Io sono anche un po' palermitana. Sono anche un po' siciliana, sono anche un po' calabrese. Amici da tutte le parti. Sono tutti suoi amici. Ok, che lavora in televisione da 40 anni, insomma. Però sono tutti amici suoi. Però veramente, ragazzi, la Sicilia è tanta roba. Che bella. Lucia, perché dovete fare la petizione per rinchiudermi? Vedo slanci di umiltà fatiscenti al giorno d'oggi. Ovunque leggo di frasi e post impronunciabili, peggio di una maledizione senza perdono. Anche giapponese, ma figata! Che bello, che mix! Ah, stai facendo lo storico? Perché ti viene da ridere, Luisa? Ma adesso lo voglio sapere. Perché ti viene da ridere mentre fai lo stagno? Cosa c'è da ridere in uno stagno? Io le metto in croce Federica e Valentina, raga, dovete sapere, poi veramente le metto in croce tutti i giorni. Mi mando messaggi strani. Siccome i tagli, quando facciamo i tagli nella pasta, vedete, sono brutti così, sono poco naturali, sembra che si è tagliato. Invece, con il pennello in silicone, il pennellino in silicone, andiamo ad ammorbidirlo e sembra molto più reale. Ok?
Mettiamo le fine perché se provo a cantare. Ah, in quel senso. Grazie, Luciana, grazie mille. Io adoro cantare. Il problema è che, sai, dopo tanti anni che provi e riprovi, vedi che comunque sì, hai raggiunto risultati ottimi, per carità, ho fatto dei concorsi importantissimi. Però poi vedi che viene scelto altro. Ci vorrebbe proprio una voce alla Piton quando ti dicono mi dispiace, cerchiamo altro. E ci vorrebbe tipo andate a fanculo. Sì, ma lo devi avere assolutamente, Clay. Ok, adesso che abbiamo dato un po' di morbidezza a questi comunque squame, andiamo a dare un po' di realisticità facendogli un po' delle scheggioline su, in modo che quando andremo a dipingere, a mettere i colori su, avranno un rilievo diverso. Sì, Siria, però il problema è che non piacciono, essendo che il canale è aperto per le cose artistiche, il mio target oramai è tutto fatto per quello. Vedi, ho fatto quella cover del Notre Dame de Paris, scusami, del Gobbo di Notre Dame, la cover appunto di Via di Qua, vedi a quante visualizzazioni è rimasta. Cioè, non piace tantissimo che su un canale dove c'è un tema, quindi una nicchia di conseguenza di persone che seguono il canale per le creazioni, magari il creativo si mette anche a cantare. Cioè, questa è una cosa che dovrei fare quando il canale magari un giorno arriverà a 50-60 mila iscritti, magari, e niente. Da lì in poi uno fa quello che vuole, però momentaneamente mi conviene farli ogni tanto e non sempre, però un giorno comunque, se tutto va bene e sarete ancora qui, e sarete ancora qui con me. Faremo più canzoni anche. Vedi la faccia un po'? Ok, più piccolina di. È uno snorchi? No, non è uno snorchi. Uffa. Elliot, casa. È uno snorkel, mi hanno, ma sai che santi sono associati su Instagram, se sono blasfemo, no tranquilla. Quando canti mi vengono i brividi, grazie Carmela Bella, grazie mille. Carmela ragazzi dovete sapere che da quando ho cominciato a seguire il canale ed è entrata nella family è stata dolcissima, ha fatto una cosa che credo nessuno abbia fatto. Si è andata a vedere tutti i video, li sta ancora vedendo, tutti i video che ho caricato in questi anni. Sono basito, li ha commentati tutti, uno per uno. Veramente incredibile. Io tutto orgoglioso quando ho visto. Ma poi arriverei a quel traguardo? Beh, sei un ragazzo davvero in gamba, per cui ce la farà. Ma magari io spero di arrivare con questo. Io voglio che la gente capisca che la creatività è una cosa importante. Adesso cominciamo la propaganda politica creativa. Hai paura di te, è vero, me lo dimenticavo. Ragazzi, intanto mentre uso il panetto di Cosca e di Nina, svegliamo, mi ammazzerà ma poi. Penso che gli faccio un'altra pieghetta qui. Adesso mi metto un po' di pasta in più, leggermente qui sulla parte centrale dove sarà il naso. Grazie, Carmela. E ho fatto solo gli occhi con le sopracciglia. Grazie. Un po' di pasta in più perché adesso lo andiamo a sistemare. Ah, devo mettere la pietra al centro, mi sono dimenticato. La vado a prendere, ce l'ho qui.
altre pietre? Queste sono più grosse, fico. Per ora non ti puoi uccidere, c'è un metro di distanza da mantenere. In che senso per ora non ti può uccidere? Io certe volte non capisco perché magari mi perdo il senso, quindi magari fatemi un riassunto ogni tanto. Vai amo, finisci del panetto. Nina, ma la senti a questa? Grazie, grazie mille Cinzia, grazie. Dico, Cinzia mi sa che è umbi. Perché? In che senso? Io oggi sono sceso anche così, ragazzi, con la maglia a maniche corte, fa caldissimo. Cioè, guardate che bella pietra che ho preso. È stupenda. Vi odio, eccola, vedete? Amore, tu devi fare tutto per l'amore dei draghi. Sì, in che senso è l'unico con i jeans? Perché fa freddo per tenerli o fa caldo? In realtà fa anche caldo. Fa piacere quando ci sono fan così. Io sono ultra felice quando mi commentano sui post sui G. Anche io, ragazzi, non potete capire. Io vedo anche tante persone che commentano, ma non hanno mai risposta. Perché commentano magari persone troppo famose, troppo conosciute. Ed è brutto. Io capisco che magari rispondere a 300 persone sia un po' impossibile. C'è una giornata. Però se quelle persone ti scrivono, almeno a qualcuno rispondi. È così bello il rapporto umano con le persone. No, sì, da pure io, solo che dopo un po' li levo perché c'è mamma e mi tormenta come ho perso peso e mi dice che ne ho perso troppo. Se abitava vicino a casa, oh, cavolo che rispettava le stanze, andava a prendermi i miei panetti e mi rubavo pure un drago. Già ne hai tanti di draghetti miei. Tragi il panetto. Siete pazzi, siete pazzi. Scusate, ogni tanto ho dei colpi alla telecamera. No, pesa di più, mi faccio male. Ma come siete cattive? Lo volete finire? Poi io so, anche se non ci sono, io so tutto quello che accade in alcuni gruppi. Senza che fate le gnorri. Ok, fimo translucent non c'è, non ne ho più, scherzo. Te pare? C'ho la scorta qua sotto ed è super morbidissimo, tra parentesi. Alberto, stai su. Ragazzi, io di oggi mi riesco anche a girare con la testa, però non voglio esagerare, voglio stare easy, senza fare movimenti strani. Tra l'altro stamattina ho preso anche un po' di sole e mi è uscita una macchia qua, però non stamattina, sono un po' di giorni. Geato, scusi. Per quale reato mi hanno rubato la cosplay? Muoio. Carmela, penso che eravate dei colori un po' tipo fucsia giallo. Pastello, però sarà fucsia gialla. Sicuramente, molto femminile, va? Ovviamente non avrà le ciglia, scordatevelo. Perché i draghi non hanno le ciglia. Ma lo sapete che ieri ho visto Doolittle, il film che è uscito nel 2020, appunto, no? Quello con Robert Downey Jr. Ma è bellissimo. È troppo carino. Comunque dicevo, la colorerò con i gessetti. Con i gessetti, così come ho colorato tutti gli altri. Ok, più o meno la grandezza va bene.
Allora, prima mi avete fatto la domanda, appunto, siccome devo fare... Brava, sì, le ricordalo sempre. Ciao da Bari, mio figlio. Ciao Deborah, mio figlio di 2 anni, mamma, che taino, un folletto. Che taino, è un folletto. Mi ha detto, poi me lo compri. Ok, grazie, è andato via, amore. Ciao piccolo, come si chiama tuo figlio, Deborah? Devo dirlo, quando mi ha detto di aver usato uno dei miei panetti, ero tranquillissima. Che devo fare? Voglio troppo bene a questo qua. Ah, amore mio. E dicevo, vedete, adesso questo è film translucent, va cotto in una temperatura e questo è cosplay, va cotto in un'altra. Che succede a me? Il dente non mi serve bianco, ma deve essere giallino. Automaticamente a 130 il film translucent diventa... Non ve lo farò riuscire... Ah, vabbè, faccio vedere le unghie di Lampus. Guardate, diventa di questo colore, che sembra realissimo. Quindi a 130 gradi il film traslucente diventa scuro traslucido, insomma. Quindi va bene che mi si brucia un pochettino, tanto non succede nulla. Dylan. Ma wow, che bel nome! Ciao Dylan! Ciao da zio Umberto! Allora. Ok. Facciamo un po' di pieguzze. Sta musica è già uscita. That's amore. It's amore. Amore. That's amore. Excuse me. Facciamogliene un altro. Scusate per i rumorini di roba che casca, ma ogni tanto perdo la presa. Sono un po' imbranatino da sempre. Ok, adesso penso che ci siamo quasi. Adesso utilizziamo anche un po' la texture del drago che ci fornisce la nostra Green Stuff World, che è questa, e adoro l'infinito perché, guardate qui, da qui abbiamo le parti più piccoline e al centro quelle un po' più grandi, quindi io andrò un po' a fare piccolo, medio, piccolo, medio, piccolo, medio, piccolo, medio, piccolo e medio. Guardate qui che figata. Cioè, se non viene realistico così, raga... Cioè, veramente la Green Stuff, quando ho visto questa texture a miniatura Italia da Elisa Vecchi, le B&B, a proposito, grazie di averle prese comunque la collaborazione con la Green Stuff, così paghiamo meno tasse, meno di spedizione perché stava in Spagna, tipo non mi ricordo dove. E appena l'ho vista a miniatura Italia ho detto, cacchio mia, cioè non posso lasciare qui quella fantastica texture di drago. You are so full of energy today, I love it. Thank you so much, Shannon. Some days are really, really bad for my pain on my back, on my neck. It's really, really hard to be always happy. But today is a good day, half and half. La boccuccia sarà più da femminuccia, più piccolina, credo. Rispetto agli altri, credo, ma non ne sono sicurissimo. Sì, è più piccolina rispetto agli altri due. Sì, molto più. Andiamo a fare anche lo spazio per il dentino. Grazie
ragazzi, mi raccomando, ve lo dirò fino alla fine. Mercoledì alle 15:30, video pazzesco, una creazione immensa. Il tema ve lo farò scoprire forse questa settimana, ma non ne sono proprio certo né sicuro, che vorrei che fosse tutta proprio uno shock. Apriamo una busta shock. Oggi mi sento Barbara D'Urso. Ieri ho lavato casa e messo come e sommessa come mi nonna. È glamour. Non vedo l'ora di vederlo. Ragazzi, sarà esagerata la creazione per mercoledì. Infizzati dentro, dendino. Oh, come sei carino. Tra l'altro, studenti, ragazzi, li faccio così appuntiti che quando poi vado a dipingere oppure a toccarli dopo che io li ho creati, che sono cotti, mamma mia, mi pungo un sacco di volte. Sono proprio tremendi. Molto realistici, sono denti, insomma, che volete? Chissà se il 18 maggio apre tipo la merceria dove prendo anche alcune stoffe qua a Napoli. Che voi sappiate, apre proprio tutto il 18? O sarà già aperta? No, merceria no, non penso. O sì, penso di sì. Allora, alziamo un po', facciamo finta che spunta la gengivetta da fuori, un po' di gengiva. E separiamolo dal resto delle labbra. Perfetto. Pare dentosi, come si chiama? La paro qualcosa. Grazie, Thomas. Torna mercoledì, mi raccomando, sul canale poi, Ti aspetto alle 3:30 insieme a tutti quanti, perché quasi quasi mercoledì faccio una premiere. Così lo vediamo tutti insieme. Il video, ragazzi, il video del mercoledì dureranno al massimo 15-16 minuti. Quindi è una cosa fattibilissima che tutti potete vedere. Ed è fantastico, punto. Lo dirò fino alla fine. Poi magari fa cagare, mi buttate qualcosa appresso. Uno scoop. Bravo, Zefra. Secondo me faremo dietro fronte a livelli cosmici. Altro che. Lasciate segreto fino a mercoledì. Non vedo l'ora di vederlo. And I wish for you to feel good all the time. Oh, me too. Sì, esatto. Allora, ragazzi, io non voglio offendere nessuno, non voglio dire niente. Però come stavo bene, ragazzi, in fase 1. Ma solo per una cosa. Perché mi dispiace che c'è gente che ha perso il lavoro, ha perso tutto, ha perso soldi, non ha un soldo, E questa è una cosa che mi dispiace tantissimo, perché il nostro Stato, ragazzi, ancora non sta facendo nulla per tantissime persone. Conosco persone a cui sono arrivati 600 euro e non aveva per niente bisogno, per farvi capire. Quindi non è stata fatta tutta questa, indagine di mercato. Sono arrivati a persone che potevano anche farne a meno al momento, invece hanno chiesto soldi ed è una cosa bruttissima. Poi, dicevo, la fase 1, una cosa, ragazzi, mi manca. Il silenzio della città. No, Ramona, l'ho detto prima, non le faccio le CIA, mi dispiace. Sono draghi, non sono bambole. E mi manca già il silenzio. Quella, io penso che prima o poi mi trasferirò comunque in montagna, ragazzi, perché non sopporto più il casino della gente che urla, la gente non rispettosa per la città, la gente non rispettosa per l'ambiente. Io non porto la macchina, non ho la patente, non la voglio, non mi interessa se mi sposto con i mezzi, non mi interessa e non voglio inquinare. L'ho sempre fatta questa cosa, in caso prenderò una bicicletta nuova, ma Non sono d'accordo con lo schifo. I mari già si stanno risporcando, i fiumi idem. No, non lo accetto, non ce la faccio. Esatto, liberi tutti. Tatana libera tutti, insomma, questo hanno capito la gente. Sono i ragazzini per strada, senza mascherina, senza mamma, senza padre, in giro così, liberi, in libera uscita, che fanno i cavoli loro. È una cosa che non si può guardare. Esatto. Sarei così come. Dai, no, non ci credo. Facciamogli un po' di segnetti sulle labbra.
per distinguerla dalla parte qui centrale del viso. Cioè, le labbrucce un po' ruvidine, un po' di labello, un po' di lucida labbra. Ed è favolosa anche lei. Sto facendo un po' di squame a mano, che ogni tanto è bello farle. Non saranno perfettissime, ma almeno sono fatte a mano. Un attimo che vi leggo, che sono un attimo concentrato. Perché mi ha detto conosce rispetto? No, 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 Deborah, non è possibile che hai rapito mio figlio, ti chiedo, perché ti chiede perché è triste. Vuole la sua mamma rifiutata alla draghetta e poi mi ha chiesto se gli posso fare da mamma. Sì, è triste, ma non perché la mamma ce l'ha, vuole soltanto nuovi amici, tutto qui. Purtroppo zio Umberto è sempre allegro di solito, però le sue creazioni sono tristi. I love the creation of such personality. Thank you, Ranmarie. Thank you so much. I love to give a soul to all my babies. My target is give a soul and passion and love, a personality to all my creations. Dicevo, ma se non avete visto il dottor Doolittle, vedetelo. Assolutamente ne vale la pena. Resistete alla sentenza patente, ma coi figli è necessario. Ah, certo, assolutamente, ragazzi, coi figli è necessaria e obbligatoria perché può succedere di tutto con i bambini. Quindi, assolutamente sì. Io al momento non ne ho, c'ho 37 anni, non credo di farne per il momento. Penso sia anche tardi oramai. Yes, it really shows you. Oh, shows too, thank you. Thank you. Anche io da settembre. Ah sì, perché tu avevi avuto il problema, mi ricordo. No, io non esco da proprio i miei amici, la mia famiglia non la vedo da febbraio. Cioè, è bruttissimo. Devo prendere adesso la patente, ma devo essere sincero, se non avessi avuto la necessità avrei evitato. Ma idem. Cioè, alla fine chi abita in città, ragazzi, non serve. Magari un giorno che andrò a abitare in campagna, isolato, so che magari servirà a qualcosa, oppure prenderò un motorino e via. O la bicicletta elettrica, tipo. Che ore sono? Ma sono 5:20? Mi fai bene, sì, fai benissimo. Prendo il fil di ferro per fare le orecchie. Visto che Femminuccia magari avrà le orecchie un po' più, come si dice? Più lunghine e più sottili, più delicate, insomma. Magari gli facciamo un ricciolino, no? Vediamo cosa mi invento. Io non ce l'ho, poi Venezia si va, sono di vesciche a piedi, lo so. Mamma mia, ho perso veramente tipo i calzini, ho dovuto buttare a Venezia. Rischi da pelle, sono sempre soldi che escono tra benzina, manutenzione e poi esatto, in più la disassicurazione, in più il bollo, la tassa di qua, tassa di là. Ma va a fa un pinguino. Ok.
Tra l'altro, fra poco devo fare il momento sgranocchio. Amore, sì, che sembrano capelli così, no? Un po' più lunghe. Perfetto. Anche in questo caso uso il film translucent che mi dà comunque elasticità, però lo mischio un po' alla cosplay, leggermente. Tanto alla fine lo dipingo e mi diventa anche un po' scuro, sporco. Sì, poi si rompe, poi fa questo, poi fa quell'altro, vedete, più o meno ne mischio così. Faccio questo mix. Ciao Giovanna, eh sì, sei un po' in ritardino. Oggi abbiamo parlato un sacco di cose, questa live è stata bellissima, mi è piaciuta tanto, tanto. Adesso vedo se riesco a fare un orecchio e poi chiudiamo perché, vi ripeto, purtroppo sto meglio, ma non voglio esagerare, sforzare la schiena, stare dritto così in questa posizione, mi vado a stendere sul divano, mi continuo a vedere una bella serie. Ah, e perché prendere la patente? Manco dovessi prendere uno shot. A Bari quanti ragazzi ne escono senza protezione, ripicchierei, lo so, anche qui li sto vedendo, Deborah, è veramente, è vergognoso, mi affaccio e ne vedo 15, 10, 15 per volta, senza mascherina, perché non fa figo stare con la mascherina, se no la ragazza di turno non ti guarda più come deve guardarti, ste cretinate qui. Ma io, essendo genitore, non lascerei mai uscire di casa, piuttosto do una botta in testa al mio figlio e dico, mo te stai qua, capito? Adesso che lei sto vedendo Colony perché l'avevo già iniziata. Sto finendo di vedere la quarta stagione di Van Helsing. Dio, poi che cosa sto guardando più su Netflix? Non mi ricordo. Non mi ricordo, mio Dio. Devo vedere. Continuo a guardare, lì mi ricordo cosa sto guardando. Ramona, allora no, io per esempio questo lo indosso che è un un acchiappasogni minuscolo che è molto maschile, diciamo, insomma, più maschile da indossare piccolo piccolo. E questi ci saranno nel prossimo up. Saranno un bel po' perché so che vi sono piaciuti da morire così piccoli. Però alcune volte le indosso, alcune le collezioni ci sono abbastanza piena, proprio perché mi innamoro e non le vendo, come è successo con l'Hampus. Ma voi quando scrivo vedete ancora l'avatar anonimo o una foto? Non riesco a capire. Io vedo l'avatar anonimo. Ma sì, Natasha, adesso diciamo che gli autobus non sono proprio più convenienti e sicuri. Però, scusate, sto spostando la luce. Ma devo fare una sfoglia di pasta per fare le orecchiettelle. Allora, beh, si è sporcato un po' di grigio il cosplay, non fa nulla. Tanto comunque verrà dipinto, non ci interessa più di tanto. Facciamo un orecchio così ci togliamo sto sfizio. Questa la piego perché andrà infilata nella carne, così. E abbastanza bene, Giovanna, grazie per avermelo chiesto. Siete gentilissimi tutti che me lo chiedete. Però spero che non sono una palla che vi dico sempre le stesse cose. Sono cresciuto con questa serie, a chi lo dici? Lo so, memoria. Perché in alto a destra vedo la foto che ho messo, ma in chat c'è il lumino. Cos'è questa magia nera? Sarà qualcosa di oscuro. Ciao Gianluca, scalcione! Forse devi aspettare un po', sì, esatto. Molte volte ci mettono un po' di più per caricarla. Lunghe, orecchie lunghe, bisbetica, io non vedo nessuna foto, nessuna, solo un lumino. Col salsicciotto mi ricopro tutta la parte necessaria, perché questa va nella carne della testa, nella parte della testa, quindi e vado a schiacciare su. Così lo facciamo attaccare alla pasta sotto. Ciao Laura! Ma grazie! Anzi no, la mettiamo qui. Costante la mia vita, aspettare, vabbè. Come la costante di tutti, un po' tutti ultimamente, tipo mai una gioia, mai una gloria, queste cose qui. Gira e spera, aspetta e spera che il desiderio si avvera! Come
Con cosa? Sta diventando troppo bello, soprattutto gli occhi. Sì, gli occhietti, vabbè, non l'ho fatti io. Perché sono l'unica cosa che mi scoccio di fare. Ho provato a fare alcune volte, per esempio quelli di Norberto sono suoi, li ho fatti io. Altre creazioni che sono in casa li ho fatti io. Ma mi scoccia in una maniera che non potete capire. Ma veramente. Sottile in questo punto, non so perché c'è una bolla d'aria, ecco, lo sapevo. Iemo, alziamo, togliamo la bolla e appiattiamo. Perfetto, ecco qui. Ciao. Si vede pure come doppiatore di film cartoni, magari. L'espressione che hanno i due gretti è pazzesca, il marchio del dentino è stupendo, grazie. Da quelle rughette, quelle texture squamose, è vero, guarda, sono troppo belle. Viene proprio bello. Laura, dovete andare nel vostro profilo di Google Gmail, in alto a destra quando entrate sulla Gmail, e cliccate da lì. Tipo modifica profilo, una cosa del genere. No, mi sono detto, è il momento di fare un altro peluche, sperando che non mi innamoro troppo, perché già mi sono innamorato del viso come è venuto. Perché mi stanno chiedendo un sacco di pupazzi in realtà, e tutti quanti a dirmi: ma che sei pazzo, ci fai soldi? Ragazzi, se ero attaccato ai soldi avrei fatto già 30 pupazzi. Ne ho fatti solo due, di cui uno sta per partire per l'America e un altro me lo tengo io. E veramente, veramente. E non hanno nemmeno un costo comunque contenuto, perché la stoffa costa, la manodopera, la cucitura, tutte le creazioni, il costo è abbastanza altino. E la gente mi sta chiedendo questo tipo di pupazzo, perché non l'ha mai visto in giro, soprattutto gli stranieri. In America tantissime persone me lo stanno chiedendo, in Australia. Tenendo conto che sono comunque pezzi unici, piace. Con quel dentino? Sì, guarda, te lo faccio vedere finito, che sarebbe, diciamo, un fratellino suo, eccolo qui. Lui è Lampus. E diventerà come lui, praticamente, che si muove, ti saluta e bla 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 bla. Con le ali, la coda. Perché appaiono sempre le stesse canzoni? Ce ne sono tipo una novantina. Io non faccio bla 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 bla. Per le cose che feci fare tanti dollari sia peluche che con la clay. La parte di sopra sarà un bel po' spessa, così siamo tranquilli. La parte di sotto sarà più sottile. Quando tagliamo queste parti qui della membrana, meno siamo precisi e meglio è, perché sembra molto più naturale quando facciamo questo genere di creazione. Il sondaggio dov'è? Sta in alto qui dove sto io, basta che passi la mano o clicchi sullo schermo, dipende, non so se sei da computer o da cell. O da smartphone. In che senso non fai bla bla bla? Poi non ho capito. Thank you Shannon. Natasha, se non ti appare in alto a destra del piede rossano sopra quel mouse, ti rigenera la pagina. Esatto, brava Anna, brava. Poi andiamo a fare un po' di texture prima di toglierlo. Prima me la vado un po' a sistemare con i pennelli di silicone di solito, perché così mi porta anche un po' di pasta al di sotto dell'orecchio. Thank you.
Ah, ok, era tipo bla bla bla. Andrea, ciao. Ah, ok, di Hotel Transilvania, perfetto. Andiamoci a prendere la recchia. Che ne sanno di nostra. Ah no, non devo prendere ancora, devo fare la texture. Mi distraggo un po' oggi, eh. Anzi, vi dirò di più, ci facciamo anche un po' più di texture su con il rollo della green stuff. Così dopo evito di andarci su. Anche se adesso mentre la prenderò si scancella tutto. La strada non esiste. Io muoio. La strada non esiste, ragazzi. Nemmeno tutta la miriade di animali strani che dicono di esistere lì. Chiuto. È proprio incollato, raga, ecco. Ci aggiustiamo la nostra bella orecchia. Io volevo farci un ricciolino qui, però se ne è venuta troppa pasta per renderla più femminile. Vediamo un po' se ci riesco, eh. Amore, quanto sei dolce. Andiamo prima ad attaccare dietro. Poggio la mano sulla pietra così non ammacco il lavoro. Sì, è bellissimo quell'attrezzo, Lucia. Aiuta tantissimo e dà veramente il tocco finale alla creazione. Con la texture è eccezionale. Lo cancello un po' perché mi serve lo spazio, però portiamolo avanti e ci prendiamo un po' di pasta per attaccarlo bene. La prendiamo stesso con il dotter, ce la trasciniamo così si attacca per bene. Poi andiamo a metterla anche davanti, così siamo sicuri che è attaccata da tutte entrambe i lati. Agli altri tre che ho fatto i buchi di. Ah no, perfetto, mi ricordavo bene. E niente, l'altro orecchio sarà simile, ma io già l'amo. Fantastico. Che attrezzi? Questi qui sono della Green Stuff. Sono dei dotter che hanno misure con le palline d'acciaio di qualsiasi misura praticamente. Allora, sulla testa loro hanno le corna. Vabbè, gliele farò poi perché è un po' tardino. Sto bene, Tommaso, perché? Sì, Laura, la cosplay. Eccola. L'unica originale. No, Giovanna, quello lo faccio dopo. In base alla grandezza della testa, delle mani che ho fatto, mi rendo conto di quanto dovrà essere grande, alto, chiatto, grasso, eccetera, eccetera. Niente, ragazzi, io. Grazie, grazie mille, sono troppo contento. Voglio soltanto aggiustare perché sto vedendo che gli occhi sono leggermente asimmetrici. C'hanno dei problemi di palpebre diverse. Però bene o male penso che ci siamo con la grandezza, mi piace un sacco l'orecchio come è venuto così lungo, anche l'altro sarà davanti in questo modo. Adoro, adoro, adoro. Quindi ragazzi, allora è il momento. Sì, adesso mi ricordo io. La cosplay di Nina, specifichiamolo. Vuoi specificare tu cosa dobbiamo fare adesso? Adesso? Grazie, Lu. È il momento dello. Screen! Brava Siria, bravissima! Allora, mi metto in questa posizione, mi metto un po' più di luce alla Barbara d'Urso in faccia. Ecco, credo di esserci riuscito. Adesso è il momento più figo. Prendete il vostro telefono, smartphone, quello che è, il vostro computer, fate uno screen e pubblicatelo sui vostri social se vi va. Mettiamo anche la cosa che qua nel quadratino, così se vede faccio un po' di pubblicità. Non taggo.
Luciano, devi andare su Google e cercare come taggare le persone nelle stories. Vai, credi a me e ce la puoi fare. Pronti per lo screen? Faccio una faccia buffa come al solito e voi farete lo screen, vero? Pronti, fatto. Se avete fatto lo screen, sono felicissimo e taggatemi nelle vostre stories su Instagram, invitate tutta la gente che volete a vedere le nostre live. Vi ricordo e vi do il un buon fine settimana, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, likeate, commentate, dopo la live mi raccomando potrete mettere i commenti sotto a questo video. Che dirvi? Non mi è rimasto nulla? Tutto a posto, vi aspetto sui social dopo e vi ringrazio sempre tantissimo, buon fine settimana. Ci vediamo mercoledì! Con il video. Ah, una cosa importante, non ve ne andate, aspetta, fate 10 screen. Cosa importantissima, domani alle 15 sarò in diretta su Instagram per un'intervista del profilo Immagine Crea Lab. Mi faranno un'intervista, nel frattempo credo che creerò qualcosina se riesco, quindi non mancate, poi domani mattina seguite le stories e vi dirò come arrivare, ve l'ho detto anche già stamattina. Ci vediamo domani sull'intervista, magari potete fare anche qualche domanda se vi va, e mercoledì sul canale e venerdì sulla live. E mercoledì dopo ancora sarò sul video e poi mi sto esaurendo. Ciao, un bacio e voglio una canzone bella. Ecco, no, non mi piace. Questa canzone è la canzone giusta per uscire dalla live. Vai Gianluca, fai, spara, spara! Vai, qual è la domanda? Gianluca, l'hai scritta? Aspetta, io aspettavo la domanda. Spero di strapparvi sempre un sorriso, ragazzi. Io vi saluto, vado a riposarmi un pochettino. Io, Norberto e Lampus, vi salutiamo e vi vogliamo bene. Al massimo, Gianluca, la domanda la vedrò dopo. Me la puoi scrivere qui sotto o su Instagram, ok? Acchiappateville, vi amo. Vi amo. Ciao, ciao.